21 in punto, buonasera, benvenuti. Nuovo appuntamento con questa trasmissione Bello Pedalare, ovvero il ciclismo a 360 gradi. Un saluto in regia a Roberto Cherchi e un saluto agli ospiti di questa sera, perché come di consueto sono sempre ospiti graditissimi e c'è tanta tanta carne al fuoco, tanti gli argomenti anche questa sera. Buonasera, benvenuto dopo un'assenza durata quasi 2 anni, Adriano De Patre. Grazie. Buonasera, grazie, lui ci parlerà, e ne abbiamo anche parlato nel corso dei nostri notiziari sportivi abbondantemente, proprio di questa tappa del Giro d'Italia femminile di Roseto. Una tappa in un flash, riuscita, tutto bene? Guardi, io ancora non vedo l'immagine perché ero impegnato. Dopo la vedrai. Ero impegnato all'area hospitality, però da quello che mi è arrivato, sicuramente mi manca la voce, chiedo scusa, però penso che siamo andati alla grande. Perfetto, e qui abbiamo anche dei gadget, diciamo così, c'è un buon vino abruzzese e poi anche c'è la brochure e anche una bandierina, l'ultima che è rimasta, mi diceva Adriano. Sono gli ultimi. Vogliamo alzare la bandierina un attimino? Sapevo dell'invito, mi sono lasciato gli ultimi due gadget. Perfetto. E ringrazio già in particolar modo il nostro Valentino Sciotti. Perfetto. Con il nostro Fantini, grande corridore che abbiamo perso negli anni 60. Certo. Però insomma lo abbiamo sempre nel nostro cuore. Presidente del comitato organizzatore tappa proprio di Roseto. Buonasera, benvenuto un altro grande organizzatore, Gilberto Petrucci, 70ª edizione, tantissime del trofeo Matteotti, che verrà presentato, lo ricordiamo, ufficialmente proprio domani mattina. Sì, proprio domani ci sarà il vernissage per questa 70ª edizione del trofeo Matteotti, molto attesa, perché quando poi si festeggiano gli anni importanti è bene anche presentarsi bene. Perfetto, grazie, ne parleremo abbondantemente nel corso della trasmissione. Buonasera, ben trovato, ben ritrovato, benvenuto di nuovo a Daniele Schiazza, dirigente AXI. Buonasera Daniele, ma anche grande organizzatore, ci parlerai anche di questa Gran Fondo appena andata in archivio. Sì, anzi, domenica. Parlacene subito un attimo. No, è stata una bella manifestazione a Gran Fondo? Alte Cime d'Abruzzo, a Castel del Monte. Posto bellissimo dell'Abruzzo, sulla piana del Campo Imperatore, una bella manifestazione, riuscitissima. Insomma, Gran Fondo, quindi amatori, tanti giovani anche, perché il ciclismo abruzzese è presente in tutte le varie categorie giovanili, professionisti e anche donne, ne parleremo abbondantemente questa sera con Adriano De Patre. Prima però, visto che c'è il Tour de France che ha regalato ad un corridore italiano, all'Italia, finalmente una grandissima vittoria con Fabio Aru, che aveva sulle spalle proprio il tricolore, quindi fresco campione italiano, davvero una bellissima immagine. Insomma, i francesi, che sono molto campanilisti, sicuramente avranno roso parecchio. Devo precisare, il vero tricolore. Il vero tricolore, finalmente. Sì. Finalmente. E allora possiamo anche vedere le immagini proprio del trionfo di Aru sulla prima salita, possiamo dire, del Tour de France, no Gilberto? È la prima salita. La prima vera salita. E c'è stata appunto questa grande vittoria di Fabio Aru e ci sono anche i primi segnali che arrivano dal gruppo per quanto riguarda il plotone dei migliori. È bello vedere vincere al Tour de France un corridore italiano con il tricolore sulle spalle, come diceva anche il mio amico Daniele Schiazza. Quello vero. Perché significa appunto non solo, ecco, diciamo, secondo l'aspetto campanilistico, ma anche sportivo, perché vincere col tricolore in una grande corsa, soprattutto il Tour de France per i francesi, è stato un duro colpo. E oggi è anche dimostrato che Aru e l'Astana sono riusciti anche a gestire bene la corsa. Sicuramente. Perché la Sky aveva il leader della classifica generale, ma soprattutto Froome, che voleva dominare. E oggi questa vittoria un po' a sorpresa, diciamo così, di Aru ha un po' cambiato, fatto saltare il banco per quanto riguarda. Insomma, Aru c'è, l'Italia c'è, la classifica, cioè, è stata un po' rivoluzionata, perché adesso comanda il britannico Froome, no? Sì, Froome che ha retto, se vogliamo, no? Si è difeso, diciamo così. Si è difeso, però non si aspettava questa gestione
particolare da parte della stana della corsa. Ecco, Froome che ha 12 secondi sul compagno Thomas e 14 su Fabio Aru, che a questo punto, perché no, se la può giocare sicuramente, anche se siamo ancora all'inizio, è la quinta tappa. Manca, diciamo, quindi, è però, la prima settimana l'esploit c'è stato, Adriano, c'è stato un bel esploit. No, diciamo che all'inizio, intanto, come si diceva, la maglia originale non l'arriva nessuno, perché verde, bianco e rosso, quella originale è veramente favoloso. Grazie Fabio Aru, è stato un nostro amico di strada, veramente. Ecco, perché lo volevo ricordare, perché tu prima della trasmissione mi hai raccontato proprio un aneddoto in qualche modo. Guarda, una storia vera, no? I migliori corridori del momento, Fabio Aru e Matteo Trentin, hanno gareggiato con noi nel fuoristrada, e noi sappiamo che il ciclocross veramente porta i ragazzi proprio a Roseto, agli alti livelli. Come no? Tutte e due le gare che noi abbiamo fatti nel 5-6 anni fa, quando eravamo grandi nel ciclocross, come dicono certi, ma dice perché c'era la bandiera di famiglia, non è vero così. Abbiamo rilanciato il ciclocross in Abruzzo, vive ottimamente anche oggi un bel momento. Fabio Aru l'ho riportato più volte a Bologna, nel suo, quello che l'ha scoperto a Bologna, difatti lui va sempre a trovare il suo, a mangiare la portatella a Bologna, l'ha fatto nella sua prima grande vittoria, Gamberini, come si suo nome, faccio sempre fatica, ormai divento un sessantenne, faccio fatica a dire, però l'ho portato con il mio furgone che mi ha portato questa sera qui, è venuto con me, grande Aru, Forza Italia. No, perfetto. Ma Paolo, volevo spendere una parola, prima Adriano ripercorreva un po' il suo passato, la famiglia De Patria in Abruzzo ha dato tanto, il movimento ciclistico abruzzese, non solo per quanto riguarda... Non solo per quanto riguarda l'attività legata ai giovani, ha riscoperto, lo diceva, il ciclocross, oggi come organizzatore di una tappa legata al Giro d'Italia femminile, ma poi l'impegno, perché l'impegno per anni anche a livello federale di continuare a portare avanti, a movimentare un settore, quello giovanile, oggi in forte difficoltà per tanti motivi che non stiamo qui ad elencare. Loro sono i veri protagonisti del nostro movimento, quelle persone che vanno a riscoprire il ciclocross, la pista, il ciclismo giovanile, l'organizzazione di manifestazioni, quindi a loro che dobbiamo dire grazie per quello che fanno. Sottoscriviamo in pieno, noi come Rete 8, le parole dette poc'anzi dal nostro Gilberto Petrucci. Daniele, però il Tour de France ci regala non soltanto gioie ma anche cadute, no? Parliamo della più famosa. Beh, diciamo, il Tour de France negli ultimi anni è famoso per le cadute. Però, la più famosa, dicevi, in ordine di tempo. L'anno scorso il massimo, quando è caduto anche l'arco dell'ultimo chilometro, quindi quella è stata una vicenda quasi grottesca. Può accadere di tutto. Cavendish, e soprattutto l'esclusione dal Giro di Francia, dal Tour de France, di uno dei protagonisti forse più attesi, non soltanto per il suo valore tecnico, ma anche per il personaggio che è Peter Sagan, o Sagan che dir si vuole. In queste 24 ore si è detto di tutto, si è scritto di tutto, Gilberto, prima stavamo commentando questo fatto, e ognuno si è fatto una propria idea, anche perché, giustamente, chi ama il ciclismo, che lo vede e si rende conto di quella situazione, quindi si fa la propria idea, che può anche essere diversa dagli altri, ma io me sono fatta la mia. Ecco, possiamo rivedere, mi rivolgo a Roberto Kerr, che è il nostro regista, proprio le immagini così incriminate di questa caduta, di questo contatto tra Sagan e Cavendish, che ha determinato l'esclusione. Prima in realtà la giuria si era espressa in maniera diversa, Daniele. Allora, io premetto che secondo me la sanzione data a Sagan è molto molto più grossa rispetto a quello che è successo. Purtroppo Peter ha avuto questo incidente di allargare il gomito quando non doveva farlo, ma se andiamo a vedere, come io ho visto le varie riprese, adesso c'è una frazione rallentata, ecco. Praticamente a parte qui c'è un punto principale da dire. De Mar ha tagliato De Mar, colui che poi ha vinto. Nella volata ha fatto uno zig zag a destra e a sinistra, quindi è andato a tagliare varie volte può stare, perché è una sorta di far west, ma molte volte si dice che c'è il regolamento che dice che nella volata la traiettoria deve essere quella e non può deviare
ripetitivamente come fai, perché poi ha portato così a stringere tutto sulla destra sia Sagan, e quindi di conseguenza Cavendish, come si vede, che ha cercato di entrare probabilmente in un posto dove non poteva entrare, si è trovato stretto da dietro, ha toccato con la testa la schiena, la laterale di Sagan, che si è visto toccato, e probabilmente in quel momento lì istintivo allargato. Perché quando Sagan allarga il gomito, Cavendish sta già andando per le terre. Insomma, una sanzione secondo te? Ma tant'è vero che la sanzione probabilmente è stata data subito dopo la corsa, il declassamento di Sagan all'ultimo posto, come da regolamento, e con l'opinione. Credo gli hanno dato dei secondi di ritardo, più gli hanno tolto 80 punti sulla classifica, quella diciamo della maglia verde, e fin qua poteva. Il problema è che dopo in serata è arrivata l'altra sanzione aggiuntiva, che da quello che ho sentito, quello che si è detto, si è dovuto a un precedente episodio a 2 chilometri, sì, esatto. Cioè una caduta che ha visto coinvolto anche Sagan, però anche lì fino a giovedì non sapevo cosa successo. Mi sono visto le immagini, perché per fortuna internet riesce a trovare queste cose. Ho visto che neanche lì c'entrava, perché è stato stretto. Allora, facciamo così, ognuno chiaramente si può fare la propria opinione guardando queste immagini, come del resto i giudici poi hanno deciso, potevano decidere anche altro. Noi abbiamo un'intervista telefonica che sto per farvi sentire a Mauro Marrone, sapete, il presidente della Federciclismo Abruzzo, però soprattutto è un ex giudice di gara che tra l'altro conosce molto bene proprio il giudice, uno dei più importanti del Tour de France, non potrebbe essere altrimenti, un giudice belga, adesso non ricordo di preciso il nome. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto in questa telefonata registrata poco fa, non poteva intervenire in diretta per un impegno preso in precedenza il presidente Marrone. Sentiamo. Presidente Marrone, buonasera e benvenuto, e grazie di aver accettato il nostro invito per questo breve intervento telefonico. La vicenda è quella nota del Tour de France, l'esclusione di Sagan da parte della giuria. Lei da ex giudice di gara la condivide? Ma non è semplice da fuori giudicare. Noi abbiamo delle immagini che magari non sono quelle che ha visto la giuria, però da quello che si è visto, da quello che si è potuto leggere, probabilmente è stata una decisione un pochino esagerata. Insomma, penso che il primo provvedimento, la retrocessione all'ultimo posto della classifica, era già sufficiente, insomma, perché l'esclusione dalla corsa va fatta nel caso di un comportamento particolarmente violento, e per quello che ho visto io non mi sembrava in questo caso. Ecco, allora come mai la giuria, che pure si era espressa, come ricordava il presidente Marrone, poi ha cambiato versione? Ma io ho sentito, ripeto, poi non essendo sul posto non è che si possono dare delle opinioni definitive, però da quello che ho sentito c'è stata un reclamo, lì non si può nemmeno parlare di reclamo, probabilmente una nota della Dimension Data, la squadra di Cavendish, che ha chiesto alla giuria di rivedere. Sarebbe da capire, l'enigma forse più grande è quello, che differenza c'era tra le prime immagini che hanno visto i giudici e quel qualcosa che avranno visto successivamente, se c'era qualcosa di differente da vedere. Però ripeto, per quella che è anche la mia esperienza, io ricordo nel 2005 a Frosinone retrocedemmo il campione olimpico in maglia rosa a Bettini per una scorrettezza molto più evidente, quindi in quel caso fu sufficiente la retrocessione all'ultimo posto del gruppo, per cui ripeto, in questo caso mi sembra un provvedimento esagerato. Quanto fascino perde il Tour de France senza uno dei sicuri protagonisti? Beh, Peter Sagan non è solo il protagonista del Tour de France, Peter Sagan è il protagonista attualmente del ciclismo mondiale, una persona che attira pubblicità, attira pubblico, un ragazzo simpatico, quindi sicuramente un vantaggio per il ciclismo. Non averlo più in gara potrà sicuramente portare a perdere spettatori. Consoliamoci noi italiani con la bellissima vittoria di Fabio Aru, quindi almeno nel Tour de France stiamo andando meglio che nel Giro d'Italia. Grazie di cuore, presidente Marrone. Prego.
E questa era l'opinione di Mauro Marrone. Per concludere sul Tour de France e anche su questa vicenda, poi ognuno chiaramente si è fatta la sua, però quella che conta è quella dei giudici. I nostri giudici coincidono. Sì, ma quella che conta è quella dei giudici. Sì, no, Gilberto, allora, io ho avuto la possibilità di lavorare con un velocista principe come Mario Cipollini, quindi conosco molto bene poi gli attimi, soprattutto finali, quando bisogna lanciare lo sprint. In quel caso Cavendish ha usato molto, si è infilato in una traiettoria completamente, credo, pericolosissima, e sapeva di andare incontro a quell'epilogo. Però l'aspetto, ecco, che mi sorprende molto è il fatto che Luci, quindi ha mandato a casa la maglia di campione del mondo, che è il vessillo che rappresenta il ciclismo nel mondo. Quindi chiaramente, evidentemente, ci sono anche indicare il fatto che non si fanno lì, sconti in quella vicenda. Ha detto bene il presidente Marrone: la massima pena è la retrocessione. Ma evidentemente, come diceva anche Daniele, ci sono state diverse condotte nell'arco degli ultimi 3 chilometri che hanno provocato una rivisitazione del verdetto della giuria. Infatti, dopo 1 ora e mezza c'è stata l'esclusione dalla corsa. È chiaro che è una pena capitale per Peter Sagan, che chiaramente andava al Tour con la maglia di campione del mondo, attenzione, quindi è chiaro che evidentemente ci sono delle cose che sfuggono. E puntava anche alla sesta anno di seguito che ha vinto, esatto, la maglia verde. La maglia, esatto. E credo che bene o male. E poi Sagan intervistato, chiaramente, anche Cavendish è stato intervistato, che tra l'altro si è rotto, credo, la spalla, quindi sì, anche lui comunque out. Sì. Il corridore, appunto, ha detto che accetto la decisione. Sagan ha detto: accetto la decisione della giuria, però non ho fatto nulla di cui vergognarmi, no, comunque di violenza. Nelle volate, diciamo, nelle volate, ecco, così questo, può accadere. Io ho paura che questa decisione presa dalla giuria possa creare un precedente, nel senso che per tirar fuori una persona come Sagan, come diceva poi Gilberto, campione del mondo, con la maglia campione del mondo, volevo dire che succede nelle prossime volate. Allora significa che se la decisione presa a posto dopo, che si è giudicato Sagan e lo so è espulso per quello che è successo negli ultimi 2 chilometri, significa che ogni caduta che si verifica nel Tour de France o in altre gare si deve andare a cercare il colpevole per cacciarlo fuori. Perché se la logica è quella, le condizioni sono quelle, perché ogni caduta sicuramente... Vedremo se farà giurisprudenza c'è un responsabile, vediamo. Il responsabile deve essere messo fuori, come è stato messo fuori Sagan. Torniamo in Abruzzo, perché adesso dobbiamo farvi vedere le immagini sia della tappa di Roseto che anche qualche immagine, magari quella dell'anno scorso, della vittoria di Vincenzo Albanese nell'ultima edizione del Trofeo Matteotti. Cominciamo con Adriano. Dicevi prima, una brevissima presentazione, grande tappa, grande abbraccio della Carovana Rosa. L'Abruzzo ha risposto come sempre anche nei precedenti appuntamenti sul Blockhouse, ma anche con le 2 tappe finali dell'Under 23, il Giro d'Italia Under 23, sempre la grande. Sì, campo imperatore sicuramente, è stato un finale del Giro d'Italia Under 23, veramente alla grande, dove si è decisa la classifica finale. L'Abruzzo veramente quest'anno ha fatto una tripletta veramente favolosa. Dobbiamo... Ci sarà un poker, perché credo che a settembre ci sia anche una frazione dell'end bike, il Giro d'Italia in end bike a Roccaraso. Sì, veramente bellissima, e faranno un poker. La tappa di Roseto, emozioni e sensazioni. Guardi, come dicevo in precedenza, ancora non riesco a gustare, sembra che tutto sia andato per il verso giusto. Allora, ho visto la partenza, un pubblico favoloso. Una partenza, da quello che mi è stato detto, è stata la tappa alla partenza la più bella del 28esimo Giro d'Italia femminile, ma la più bella proprio di tutte le 28esime, veramente un pubblico favoloso.
è andato tutto alla grande. Abbiamo avuto alcuni problemi per quanto riguarda la logistica, perché purtroppo, come tutti sappiamo, ci sono delle nuove normative che vanno applicate con il decreto Minniti, e lì abbiamo avuto delle vere difficoltà. Sono difficoltà, diciamo che allora il ciclismo ha avuto il suo spazio, i calciatori hanno lo stadio, tutti, il basket ha il suo palazzetto e noi abbiamo le strade, ci siamo riappropriati delle strade, però diciamo che l'abbiamo sconfitta nella maniera giusta. In questa fase voglio ringraziare la prefettura, la questura di Teramo, veramente, che sono state grandi, perché i grandi eventi questa abbiamo... Scusami se ti interrompo, è Carmela Cipriani, l'unica abruzzese presente, sì, che sta salutando grandissima, il pubblico l'Abruzzo non è seconda a nessuno. Pian piano facciamo fatica, però il movimento femminile cresce. Oltre alla Marta arriva la Cipriani, che si è ben comportata. Speriamo Marta che... Bastianelli, per chi... Giusto, stai parlando della Bastianelli? Sì, la Marta, sì, non è la Tagliaferro, è la Marta Bastianelli, sicuramente ormai è una abruzzese di adozione, eppure rosetana. Tutti questo è il momento della partenza, ecco sì, qui. Infatti, guarda, un pubblico favoloso, un allestimento, dobbiamo ringraziare il padron Giuseppe Rivolta, veramente all'altezza della situazione, e in questa fase vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Roseto e in particolar modo anche la regione Abruzzo con l'assessore allo sport Silvio Paolucci, veramente persona squisita, favolosa, che crede nel ciclismo, crede nella promozione sportiva. Devo vedere tutte le immagini, perché faccio fatica, questo, sì, però siamo sono andati, le immagini penso che abbiamo bene. Montato così, grazie anche girate da Alberto Capo. Sì, sì, ringrazio. Allora, questo 116 chiamo brevemente ripetiamo la tappa, un circuito sì, cittadino. Circuito, da ripetere è un circuito volte, per un mondiale. Quasi perché noi sappiamo piatto, quando si fanno i mondiali si fanno all'incirca sì, sui 30 chilometri, perciò 3x4, 12, 116 siamo, è un circuito mondiale, come il Matteotti. Questo Adriano, sì, poi ne parleremo abbondantemente. Questo è il momento dell'arrivo, sorrisi finlandesi, per questa allora tre, nel ciclismo femminile facciamo con Nibali, abbiamo vinto una tappa al Giro d'Italia. Guarda, faccio fatica se riusciamo a vincere una tappa nel ciclismo femminile, anche se il ciclismo femminile sta dando tanto alla nostra Italia. Purtroppo quest'anno facciamo una grossa fatica, abbiamo la Longo Borghini che è sempre lì, però vincere credo che sia nella generale al secondo posto, 1:03 proprio dalla Van der Bruggen, ma credo che la classifica finale vada sicuramente agli stranieri. Però una vittoria di tappa solo la Longo Borghini ce la potrebbe regalare. Speriamo sul Vesuvio l'ultima tappa che potrebbe decidere la classifica. E in questa tappa di Roseto c'è stato un podio italiano con il terzo posto della Bronzini. Sì, cioè Bronzini ha ottenuto un bel piazzamento, è salita sul podio, però continuo a ripetere, quest'anno purtroppo c'è il mondo straniero, anche se diciamocela, manca solo Marianne Vos che è infortunata in Inghilterra, altrimenti ci sono tutte. Un'altra cosa importante da ricordare, a distanza di quanti anni torna in pista il Giro d'Italia? Guarda, in Abruzzo l'abbiamo avuto ad Alba Adriatica 4-5 anni fa. E questa è la 28ª edizione. Una tappa due anni fa su a Pesca Costanzo. Giro Capitile. Penso che l'ultima sia Alba Adriatica, ma non mi voglio sbagliare, però diciamo, dai, l'abbiamo riportato, speriamo nel prossimo anno di ripetere. Allora, facciamo così, poi volevo sentire un commento anche da parte di Gilberto e anche di Daniele, però abbiamo un contributo realizzato dal nostro inviato Enrico Giancarli, che ha seguito questa sesta tappa del Giro d'Italia femminile, che ha ascoltato Enrico i vari protagonisti, soprattutto le italiane naturalmente, ma non solo, sentiamo. Sì, è stata una bella tappa, molto veloce, con un arrivo abbastanza entusiasmante, e siamo anche riuscite come squadra ad arrivare terze con Giorgia Bronzini, quindi siamo abbastanza soddisfatte. Che effetto fa al Giro Rosa con la maglia tricolore? È una bellissima soddisfazione e spero di poterla far vedere un pochino anche il mio tricolore. Per ora ho la maglia blu, che è anche questa un grande orgoglio, però il tricolore è sempre il tricolore, vorrei poterlo indossare. Diciamo che tra un po' iniziano le tappe più adatte a te.
Sì, adesso mi aspettano tre tappe molto dure e al sud si sa che ci sono sempre tappe trabocchetto, cercherò di essere attenta. L'ultima e ti lasciamo, il rosa è impossibile sostituire il blu col rosa? Non lo so, per adesso è meglio rimanere concentrate a difendere il secondo posto e magari vedere più avanti se si potrà scalare, però io sarei già contenta con un podio al Giro d'Italia. Tappa comunque positiva, peccato con gli ultimi metri. Sì, un podio è sempre un podio al Giro, sono contenta, mi spiace un po' per il lavoro che hanno fatto le ragazze, di solito si rispettano i treni, però abbiamo visto anche ieri nel Tour, non sembra così. La ragazza della Bigla è entrata un po' prepotentemente sulla ruota del treno della Liv, dove ero io, e abbiamo evitato un'altra volta una caduta, quindi a volte il rispetto è la base di tutto, preferisco salvare la pelle che andare avanti in una posizione nel podio. Parole molto importanti, ti chiedo una cosa sola, Giorgia, un commento su questa frazione tutta abruzzese qui a Roseto. Sempre bello tornare in Abruzzo, c'è una delle mie migliori amiche che è qua ed è Alessandra De Torre, oggi avrei voluto dedicargli la vittoria, è arrivato il podio e le faccio il mio augurio più grande per la nuova nascita fra un paio di mesi. Di casa Marta Bastianelli, un commento a caldo. Ma quando si corre a casa è sempre un po' un problema, comunque dai, nel complesso è venuta fuori una bella gara impegnativa e purtroppo non avevo la squadra a disposizione, quindi mi sono dovuta un po' arrangiare, ma quando ho visto che in discesa abbiamo perso posizione ho preferito non rischiare e starmene in gruppo. Che voto dai a questa frazione tutta abruzzese, tutta di Roseto, la tua seconda terra? Sicuramente per le persone, per l'affetto che hanno dimostrato un 10 e anche per l'organizzazione penso che non ci siano parole. Bocca al lupo per il tuo giro. Crepi. Direttore, un commento sulla tappa abruzzese. Beh, è stata una bellissima tappa, ovviamente ho visto le ragazze molto impegnate, hanno tentato di uscire con qualche fuga così, però il gruppo era molto attento, diciamo che era tutto il gruppo in fuga perché la media è stata elevatissima e la cosa che mi ha fatto enormemente piacere è vedere una folla immensa su tutto il circuito, quindi è stato un grosso piacere. Sono certo che l'Abruzzo non sbaglia mai, insomma, quando ci sono questi grandi eventi. Sono felicissimo, molto contento di aver portato il ciclismo femminile del mondo qua a Roseto degli Abruzzi. Hai detto una frase molto importante, l'Abruzzo non tradisce mai, Giro d'Italia sul Blockhouse, Giro Under 23 al Gran Sasso e ora il Giro Donne qui, il ciclismo è di casa in questa regione. Certo, ciclismo di casa, l'Abruzzo è una terra di ciclismo, io voglio dire non è la prima volta, io sono stato anche in altre città abruzzesi partendo da San Vito Chietino, Lanciano, Alba Adriatica e quindi voglio dire sono di casa, mi sento un po' in famiglia qua nella vostra bellissima regione, tra l'altro è la mia seconda patria perché io ho casa anche in Abruzzo, quindi sono veramente felice tutte le volte che mi capita di portare questo evento nella vostra regione. Ti dovessi chiedere di presentarci, di raccontarci un po' Alessandra De Torre, che ci dici? Io me la ricordo quando ero piccolina al primo mondiale e me la ricordo in maniera particolare una sera in cui eravamo dopo il mondiale. Era al telefono con suo marito, con Tony molto molto dolci, un ragazzo le ha fatto un po' un dispetto e gli ha detto «Amo, aspetta un attimo, eh!» Ha posato il telefono, le ne ha dette di tutti i colori in dialetto questo ragazzo e poi fa «Amo, eccomi, ce sto, dimmi!» Questa vale più di una maglia rosa, questo racconto, Elisa, no? Resta ancora con noi perché ce lo deve commentare Alessandra De Torre, vieni Alessandra. Sì, beh, sicuramente. Ti dici cosa hai detto quella sera? Oddio, non mi ricordo, era il mondiale di Copenaghen di Giorgia quando avevamo vinto appunto il mondiale, quindi non mi ricordo, vabbè, ovviamente, no? Tra marito, moglie, fidanzato, fidanzatini, battibecchi, ecco, se lo ricorda forse più Elisa con il mio accento, la mia simpatia, no? Penso che sono rimasta nel loro cuore per questo. E abbiamo visto anche in dolce attesa Alessandra De Torre, grande campionessa italiana, insomma. Campionessa mondiale. Del mondo negli anni da juniores, campionessa juniores, europea. E gli facciamo gli auguri per l'arrivo della prima, perché dopo un mascetto arriva una grandissima. Sai anche il nome, no? Poi non l'hanno scelto il nome, non lo sai. Sono orgoglioso perché lei dice che saranno dei futuri campioncini nel mondo del ciclismo. Grazie De Torre. Quindi niente calcio, pallacanestro. No, una delle poche discipline. Che da ciclismo dice ciclismo. Trasmette. Allora, volevo... perché sì. Domenica con la Gran Fondo di Castel del Monte siamo passati proprio davanti casa.
di Castelvecchio Calvisio. Quindi è stato bello perché, a parte che aspettavano il passaggio di Aurelio, il marito. Quindi, il marito, sì. Che, che stava tra i primi, innovatore. Probabilmente ci teneva a passare pure, diciamo, nel gruppo. E quindi c'era il piccolino lungo la strada che stava lì, che faceva un paese martoriato dal terremoto. Certo. Un commento da parte anche tua su questo Giro d'Italia che è tornato in Abruzzo, il Giro d'Italia Donne. Intanto sono contentissimo perché il ciclismo nelle sue diverse sfaccettature e soprattutto con il colore rosa impreziosisce peraltro una stagione, come dicevamo prima, importante per l'Abruzzo, forse è l'anno del ciclismo per la regione Abruzzo, con una tappa del Giro d'Italia prof maschile con la Blockhouse, gli Under 23, il Giro d'Italia Rosa, poi chiaramente sarà il trofeo Matteotti. Immagino che, insomma, per gli appassionati di ciclismo sia stato davvero un anno importante e la regione Abruzzo, come ricordava Adriano De Patra, ha investito molto nello sport delle due ruote. E voglio aggiungere che comunque il ciclismo femminile in Abruzzo, essendoci anche una tradizione, lo abbiamo ascoltata prima Alessandra Rettorre, oggi ospitare una tappa del Giro d'Italia dopo diverso tempo, chiaramente valorizza un movimento che può puntare anche su squadre di ciclismo femminile, perché dare la possibilità di entrare in questo mondo. Poi al di là dell'aspetto tecnico mi sembra che sia ancora un Giro d'Italia molto aperto, ci sarà molto probabilmente la parte finale, quella decisiva. Però io devo fare domenica, esatto. Devo fare i complimenti comunque lo dicevo prima, alla famiglia De Patre che insomma ha riproposto il ciclismo rosa in Abruzzo. E prima abbiamo sentito anche nelle interviste realizzate, raccolte da Enrico Giancarlo, il direttore della Corsa Rosa, Giuseppe Rivolta. Giuseppe Rivolta. Daniele, se vuoi anche tu spendere qualche parola. Sì, io devo dire che mi collego a quello che dice Gilberto, quest'anno per l'Abruzzo è veramente un anno molto molto speciale per il ciclismo, perché oltre le manifestazioni come appunto il Giro d'Italia, Giro Donne, Under 23, il classico Matteotti, comunque devo dire che e le corse giovanili che si stanno facendo, abbiamo avuto pure il record delle Gran Fondo in Abruzzo, che apparentemente abbiamo superato le 10 Gran Fondo all'anno, quindi siamo a livello di numero di Gran Fondo organizzate quasi sulle altre regioni dove le Gran Fondo sono nate, state inventate, parlate dell'Emilia Romagna, Lombardia, certo. Il Veneto, che noi abbiamo cominciato da febbraio con la Gran Fondo di Masciarelli a Pescara, con Francavilla, Michettiana, poi Tollo, Castel del Monte, e poi ci sarà il 23 la Gran Fondo di Pescara di San Buceto con l'Angelini e altre Gran Fondo come quella di Docco Casaura, quindi praticamente quella fatta due domeniche fa a Pescasseroli, a Villetta Barè della Federazione, quindi praticamente ci sono tante Gran Fondo che io mi ricordo solo 15 anni fa, neanche, cioè, se ne contavano due, no? Che era quella, la Masciarelli e la Maiella che facevano sul Lanciano, sì. E basta. Arrivare a essere più di 10 significa che il movimento si è sviluppato. E la cosa importante credo che le strade abruzzesi, il territorio abruzzese si presta molto a questi tipi di competizioni, perché c'è tutto, c'è sia l'alta montagna. A patto di ripararle un po' però, questo è un altro discorso di risorse che purtroppo non sempre ci sono. Ma poi Daniele, mi hai lanciato la palla, perché Daniele è molto sensibile a questo tema. Peraltro voglio dire che il ciclismo è un ottimo veicolo di promozione del territorio. Tappa del Giro d'Italia, Matteotti, Gran Fondo, ciclismo giovanile rappresentano un volano straordinario perché portano turismo attivo in Abruzzo, quindi è chiaro che la scelta di investire sul ciclismo sia stata comunque una scelta positiva in termini di valorizzazione del territorio. L'impegno del governo abruzzese, che si è impegnato per questa manifestazione, secondo me deve continuare ancora di più,
per investire e trovare risorse per le strade. Poi magari Gilberto ci dirà se si poteva impegnare un po' di più, poi ce lo dirà lui. Mi occupo di Conte. Sì. Adriano, per chiudere anche un po' il discorso, poi puoi intervenire su tutto ovviamente. Domani ci sarà la 7ª tappa, partirà da Isernia, quindi dal Molise, per raggiungere la provincia di Salerno, Barosinni. Sì, oh no, sì, Baronissi, che è un centro della provincia di Salerno, è la tappa più lunga, credo, 142 chilometri. Domani la distanza potrebbe fare la differenza tra le altre tappe, però penso che la classifica ormai è così stretta che dovrebbe essere intagliata. Al comando c'è l'olandese Van der Bruggen. Sì, come abbiamo detto, facciamo fatica. Al secondo posto c'è la nostra... Guarda, noi aspettiamo qualche vittoria di tappa. La classifica finale, sinceramente, faccio fatica a dire dei nomi. Scorrendo l'Albo d'Oro, solamente l'ultima italiana a vincere nel 2008 fu la Luperini. La Luperini l'abbiamo come DS della squadra della Lei Cipollini, che è lì in prima fila, le Luperini non sono più, non c'è più la Carinzia, non c'è più la Luperini. Volesse inforcare di nuovo la bicicletta per far vedere come si fa in qualche modo. Si vinceva il Giro d'Italia femminile, si vinceva anche il Tour che ormai non si fa più, perciò il Giro d'Italia, grazie a Giuseppe Rivolta, veramente è l'unico giro che a livello mondiale è rimasto così veramente nella classifica UCI World Tour. Ricordiamo i numeri, Adriano, numero delle formazioni in pista al Giro d'Italia femminile. 24 sono le formazioni per un numero di 180 atlete. Come ripeto, ci sono delle abruzzese, sia di abruzzese vere e abruzzese di adozione. L'unica abruzzese vera, da quello che ci risulta, è proprio Carmela Cipriani. Ci facciamo un che corre per la Conceria Zabri, l'abbiamo avuta ospite anche qui. Diciamo che l'atleta è emergente, sicuramente potrà far bene. Perfetto. Se segue le orme delle abruzzese, ma sicuramente è giovanissima, quindi sì, potrà fare sicuramente. L'importante è che finisce il Giro d'Italia e fa la sua esperienza e porta al movimento giovanile delle atlete nel ciclismo. È il secondo Giro d'Italia che fa, mi sembra. Sì, è il secondo, sì. Gilberto Petrucci, allora dici, raccontaci tutto in anteprima in qualche modo, perché verrà presentato ufficialmente domani, lo ricordiamo, intorno alle 10.30 all'Aurum di Pescara, la 70ª edizione del trofeo Matteotti. Dici 70 anni e non sentirli. Sì, il trofeo Matteotti domani sarà presentato, 70 edizioni come abbiamo detto, è una manifestazione molto attesa perché comunque al di là dell'aspetto sportivo c'è un legame storico con la città e l'Abruzzo. Intere generazioni di appassionati di ciclismo sono cresciuti grazie al Matteotti, dalla prima edizione di quel famoso primo maggio del 1945 ad una storia che ha visto protagonisti tanti campioni del pedale, molti campioni del mondo, Francesco Moser, ma anche lo stesso Coppi, Bartali sono stati protagonisti al trofeo Matteotti e poi quelli più recenti. Chiaramente con il ciclismo che cambia, col ciclismo che è diventato globalizzato, perché chiaramente sappiamo che sono cambiate tante regole. Questa soffriamo. È la premetria, solo esatto, per ricordare, del classico circuito Mare Monti. Esatto, Mare Monti che abbraccia i due comuni, Pescara e Montesilvano, classico, storico, da 50 anni il Matteotti si disputa proprio su questo circuito, difficile perché chiaramente molto selettivo, ripetere per 13 ore. In meteo cosa dice per domenica 16 caldo. Luglio, ci sarà proprio l'appuntamento. Matteotti è un classico, caldo. Magari se si sono già informati. Quindi secondo me su 70 edizioni, 65 c'è del caldo. Caldo, sì, caldissimo, infatti mi hanno sempre raccontato che è stato un... E poi chiaramente domani presentiamo l'evento, sono iscritte 15 squadre, formazione. C'è la Nazionale Azzurra. È la terza volta che arriva la Nazionale Azzurra al Matteotti. Sì, terza volta che partecipa al... Quindi ci saranno i due direttori tecnici. Cassani e Amadori saranno Amadori presenti. Per l'Under 23. E quindi diciamo che molto probabilmente, forse è stato anche detto la scorsa settimana quando è stato ospite Renato Ricci qui in trasmissione, il Matteotti cambierà data, il prossimo anno si disputerà molto probabilmente a settembre. C'è un dibattito acceso a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda la modifica del calendario internazionale
e molto probabilmente il Matteotti andrà la seconda metà di settembre, due weekend sarà precedenti. Sarà meglio Gilberto? Ci accoppiamo con il Pantani, quindi molto probabilmente avremo la possibilità anche di avere squadre di un certo prestigio, perché chiaramente... Ecco, ultimamente, lo diciamo, il punto dolente se vogliamo è proprio quello avere questi... qualche squadra di prestigio. Ma il problema fondamentale è la collocazione, c'è il calendario, una manifestazione unica nel periodo come avviene adesso è isolata, quindi praticamente le squadre anche per venire giù, per fare 2000 km vengono, cioè si abbinano tre corse insieme. Una volta si faceva, credo, quella di Cicletari Vince Pagatti probabilmente, esatto, per abbinare due corse, però adesso da sola non può sostenere. No. Esatto, e quindi noi cambiamo pelle, esatto, non escludiamo anche di crescere di categoria, diventare horse category, da 1.1 che siamo passare a horse category, quindi c'è un progetto ambizioso che stiamo portando avanti. Però torniamo alla progetto ambizioso anche per quest'anno, no? Quello di portare i campionati italiani. È stata forse la nota dolente, perché... E lì molto probabilmente quando il patron Renato Ricci si arrabbia, io condivido la sua amarezza. Tu hai detto, sono deluso più che arrabbiato. Perché sì, perché... Perché è una presa in giro. Perché... Scusa, lui non lo vuole dire, ma io lo posso dire, è stata una presa in giro. Perché nel momento in cui c'è la candidatura di una manifestazione, devi comunque effettuare un'attività prodromica, cioè... devi chiedere il sostegno economico agli enti, agli sponsor, ad imprenditori. Partecipi ad un bando peraltro importante, e poi improvvisamente non sai più nulla di quel bando e c'è invece un consiglio federale che assegna ipso iure praticamente alla RCS, nulla contro la RCS, che non c'è competizione, perché sappiamo che essendo una società di capitali che... Insomma, quando decidi di organizzi un Giro d'Italia, le classiche monumento, eccetera, la Tirreno Adriatico, quindi capisci che non hai praticamente confronto. Però c'è un aspetto, il rispetto, perché a prendere l'assegnazione di un campionato italiano dai giornali senza un documento ufficiale, perché non c'è mai stato un documento ufficiale, perché io di solito quando partecipo a un bando c'è una graduatoria, primo, secondo, il terzo, e non essendoci mai stata, e secondo me va a condensare la delusione di Renato Ricci, che investe in ciclismo come investe Adriano De Patre, quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ecco perché evidentemente la federazione si occupa sì di ciclismo giovanile e fa bene, però evidentemente sul ciclismo professionistico non ha alcuna... voce di decisione, perché chiaramente non va a tutelare gli organizzatori storici, perché il Matteotti è rimasta l'unica manifestazione per professionisti, il Centro Sud d'Italia, non c'è più niente, c'è un deserto. E se noi togliamo praticamente, e questo poi mi voglio riagganciare alla tua domanda di prima, se noi togliamo queste manifestazioni, non diamo più la possibilità ai giovani di correre, alle Continental, alle Professional, perché oggi correre in Francia, correre in Spagna per una squadra italiana Continental o Professional significa spendere, e con le risorse sempre limitate purtroppo non c'è più la promozione del ciclismo. Io credo che il prossimo anno ci sarà un'edizione diversa del Trofeo Matteotti. Mi auguro che la nuova disposizione del calendario UCI internazionale, che conosceremo in occasione del prossimo campionato italiano e del mondo, sia praticamente felice per il ciclismo italiano, e mi auguro anche abruzzese per quanto riguarda il Trofeo Matteotti. È un discorso molto Matteo. Particolato, hai spiegato molto bene Gilberto. Sì. È complesso perché probabilmente c'è una rivisitazione di tutte le varie date che coinvolge anche... grossi eventi, grossi tipo Giro Lombardia. È in difficoltà la stessa RCS, che è contro l'UCI perché rischia di perdere il Giro in Lombardia. Voi immaginate il Giro in Lombardia che viene posto in secondo piano rispetto al Giro di Turchia, cioè diventa praticamente qualcosa di abominevole. Ecco, ma domani, la motivazione è quella che non possono essere coincidenti. Poi va a vedere che praticamente il Giro d'Italia è coincidente con il Giro della California, che è la Parigi. È coincidente con la Tirreno Adriatico, cioè tutte coincidenti,
Però, Daniele, gustiamoci domani la 70ª edizione del Trofeo domani Matteotti. Domani la presentazione, il 16 luglio, ci sarà una grande festa domattina all'Aurum, perché racconteremo il Matteotti di ieri e quello di oggi. Presenteremo la 70ª edizione con la corsa in programma domenica 16 luglio, classico praticamente percorso. Solito confermato 13 giri delle, un totale di 188 km e soprattutto 15 squadre, l'ho detto, 110 iscritti, e partirà col numero 1 praticamente Vincenzo Albanese colui che ha vinto l'ultima edizione. Abbiamo anche delle immagini che possiamo farvi e poi rivedere. Ci sarà anche Giulio Ciccone, che parte con i pronostici, compagno di squadra di Vincenzo Albanese della Bardiani, no? Della Bardiani, sì. E poi ci sarà la formazione, le due formazioni abruzzesi, la Vini Fantini Nippo e la GM Europa Ovini, e ci sarà Cunego che è iscritto. E potrebbe esserci anche una sorpresa dell'ultima ora, perché il tam tam è piuttosto forte, Gilberti, non voglio farti anticipare grandi cose, però voglio dire, ti voglio strappare qualcosina, comunque è un tentativo che state facendo? C'è un tentativo di portare un grande nome con la maglia azzurra a Pescara, però vediamo, insomma. Noi ce la stiamo mettendo tutta, però chiaramente non voglio sbilanciarmi. Tieni il segreto. Tengo il segreto fino a sabato, fino a quando ci sarà la puntata. Come accade spesso in qualche nota di agenzia, vogliamo dare le iniziali di questo? Beh, forse è meglio non darle, perché ci sono due opzioni, quindi non vorrei bruciare la certezza. Io ne dico una, posso dirne una, perché poi la curiosità è tanta, no? Il tantami dice V puntato, N puntato. Ne sono due, però. E l'altra non la diciamo, così almeno sperando che una delle due possa arrivare. No, l'ultimo personaggio, diciamo così, che è venuto alla Matteotti è stato Bettini. Bettini con nel 2008. La maglia di campione del mondo sulle spalle, ha vinto il Matteotti. Sì, peraltro prima mi diceva Daniele, chissà, magari pure Sagan squalificato al Tour potrebbe correre. Peraltro è accaduto nel 2004, se non ricordo male, che Danilo Di Luca non partecipò, era arrivato a Liegi per partire al Tour de France, poi non partì per motivi insomma legati ad una vecchia vicenda e partì al Trofeo Matteotti. E vinse Matteotti, ricordo anche lanciando gli occhiali. Magari Sagan. Abbiamo ricordato anche queste. È un aneddoto che praticamente non so se è possibile, però ce l'Adriano la bici no, ce l'hai tu la bici che non dà quella del mondiale non fatto quello mi ricordo, sì, anche quello. Comunque il Matteotti è una grande vetrina, io invito gli appassionati abruzzesi domani ad essere presenti alla presentazione del Trofeo Matteotti, tanti ospiti. Ore 10:30 Aurum. Sala Tosti dell'Aurum, quindi con il patrono Renato Ricci e tutto lo staff organizzativo dell'UC Fernando Perna, l'occasione per non solo parlare del ciclismo del Matteotti del 16 luglio, dell'edizione del 16 luglio, ma anche del passato. Senti Gilberto, un saluto, un bacio da parte mia, ma credo da parte di tutti voi, anche a Nino Bellogno che ci guarda lassù, per la seconda edizione che non sarà con noi, però Nino ce l'ha dotato. Ci guarda col cuore sicuramente, noi siamo con lui e lui sarà con noi. Peraltro ricorderemo anche Fulvio Perna, che ha praticamente, come dire, istituito questa classica di ciclismo proprio in quel primo maggio del 1945. Ricorderemo anche Alfredo Martini, che ha costruito a Pescara tante nazionali anche vincenti, e poi Nino Bellogno, che è sempre con noi, come dicevi. Perfetto. Anche perché Daniele, per parecchio tempo è stata, io mi ricordo perché anche da piccolo lo seguivo, era l'ultima gara in preparazione dei mondiali, e tutti quanti venivano a fare il Matteotti perché era proprio il nostro obiettivo il prossimo anno è disputare il Matteotti due domeniche prima, quindi è questo mondiali. Un po' la rivoluzione che stiamo portando avanti. Ci sono altre novità che puoi anticiparci, Gilberto? Io credo che... Ma le iscrizioni sono chiuse, no? Diciamo fino all'ultimo minuto possono cambiare, però per motivi, insomma, ovviamente, di chiaro, quando c'è la punzonatura viene chiusa l'iscrizione.
però le squadre hanno già inviato i bollettini che possono variare. 15 team, 110 corridori. Leggevo oggi che c'è la Wheeler che sta facendo il ritiro apposta per con la squadra. Beh, loro puntano, allora, la Bardiani, la Wheeler e la Nippo Fantini. Sai che loro sono secondi. Sì, perché noi, esatto, noi siamo validi anche come assegnazione e punteggio per la Coppa Italia. Coppa Italia che è importantissima. Esatto, perché chi vince l'ultimo va d'Italia, perché esatto. Le wild card sono preziosissime. Quindi no? Si stanno giocando tutti la vittoria, appunto la Wheeler, anche la Nippo Fantini, certo. Praticamente potrebbe, sì, la Bardiani. Esatto, le professionali credo che siano, è un punto importante. È importante, sì. Torno da Adriano per tornare sul Giro d'Italia Donne, più che altro per sapere, Adriano, se questa bella accoglienza che l'Abruzzo, Roseto hanno tributato alle atlete appunto che arrivavano da tutte le parti del mondo possa ripetersi anche l'anno prossimo. Ne avete parlato? Ci state pensando? Diciamo, questa iniziativa di Roseto nasce dopo un anno di lavoro e nasce, diciamo, per caso. È nata una conviviale, una elezione a Roseto, io faccio l'imbocca al lupo alla vittoria, alla riuscita di un consigliere, oltre a fare il consigliere, alla vittoria, diciamo, del gruppo, pure all'assessorato. È nata così, è stato un sogno e l'abbiamo realizzato. In futuro, diciamo che c'è qualcosa in cantiere, però è molto difficile, però ce la stiamo mettendo. L'importante è che il giro si, diciamo, perché fare 10 tappe, l'importante è che si avvicini un po' a sud. Abbiamo un progetto che non possiamo svelare, però diciamo per l'anno prossimo, per la prossima. L'idea è tipo quello di Francavilla Campo Imperatore, noi il progetto è... Quindi due, potrebbe raddoppiare l'anno prossimo il Giro d'Italia femminile. Roseto Prateditivo. Beh, stupendo. Una bellissima cosa, mare, Monti della Laga. C'era una volta una corsa riservata agli juniores, che era la Martinsicuro Ceppo, insomma. Sì, Martinsicuro Ceppo, diciamo, c'è stato per pochi anni, diciamo, non è avuto, non è stato un grande risultato. Bellissimo posto per i funghi porcini, i porcini più buoni d'Italia. Esatto. Sono stati così veramente top, di origine controllata, protetta. 30 luglio. Dillo. Sì, sì. Dai, cerchiamo di lavorare, ho la speranza che cominciamo a mettere in cantiere questa... Mattoncini, no? Sì, le cose si cominciano. Grazie, faccio un in bocca al lupo a Petrucci per il grande trofeo Matteotti, perché pure io potrei spendere tantissimo. Quando si diceva Moser, io ho riscoperto un po' di foto Moser della Sanson, non è che ero lì presente con la mia Pentax, certo. Se... plurivincitore, tre Matteo. Sì, grande, di cui due credo con la maglia di campione italiano, veramente. No, la maglia di campione del mondo, no, dico, la prova era valida come l'assegnazione del titolo, diciamo che cambia italiano, ma pure come diceva pure il presidente, era una prova, una buona premondiale. E lì era, certo, una delle ultime prove. Speriamo che il Matteotti ritorni nel suo passato e veramente riacquisisce quello che aveva in precedenza, perché purtroppo negli ultimi tempi, diciamo, come dice, dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare. Anzi, molto. Io come tifoso, come amante del ciclismo, sono il primo a dire riportiamo il Matteotti, perché veramente è andato tanto all'Abruzzo. L'unica corsa più a sud della nostra Italia, di riportarlo ai vecchi, al tempo, esatto, di una volta. Peraltro non c'è solo Matteotti, ci tengo a dirlo, perché il 30 luglio organizziamo anche la 41esima edizione della Pescara Campo di Giove, che quest'anno sarà valida per l'assegnazione del titolo provinciale di Pescara per la categoria juniores e molto probabilmente, mi diceva l'amico Fernando Ranalli, anche per il titolo provinciale dell'Aquila. Quindi sì, siamo già 80 iscritti, sono arrivati finora, ma arriveremo oltre i 130-140, perché è una grande classica, la vera Mare Monti, che insomma a Campo di Giove ci stanno aspettando con molta attenzione. Daniele, come Axi, prossimi appuntamenti? Allora, prossimi appuntamenti abbiamo a breve, sabato prossimo, abbiamo il campionato provinciale montagna su a Roccamontepiano, che è una gara a circuito
dove praticamente si ripercorrono le strade dell'Occamontepiano, Pretoro e Fara, dove l'anno scorso è stato cambiato il regionale AXI, quest'anno è provinciale, e il 23 luglio ci sarà la Gran Fondo Ancellini a San Giovanni d'Atina. Perfetto, allora prima di ridare nuovamente la parola a voi per le conclusioni, siamo ormai quasi addirittura d'arrivo, volevo ricordare che il GM Europa Ovini, abbiamo anche un'immagine da farvi vedere, proprio oggi è iniziato il Giro di Romania che si disputerà fino a domenica prossima. Questo è il team composto da 6 corridori, ovvero Antonio Parrinello, Marco Tizza, Davide Pacchiardo, Andrea Ruscetta e i due gemelli Leonardo e Francesco Canepa. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi del patron Gabriele Marchesani per questo Giro di Romania. Vanno molto fuori i ragazzi di Marchesani, hanno sì, quasi tutta la loro attività, anche questa perché è una conseguenza di quello che diceva Gilberto. Sono poche le corse in Italia, sono poche corse, se vogliono correre purtroppo devono andare fuori. Bocca al lupo a loro. Allora. Infatti oggi sentivo, mi ha chiamato un direttore sportivo, forse lo conoscete anche, Maurizio Frizzo, che è il direttore sportivo della San Gemini, K-Vis, mi diceva praticamente che loro fanno fatica proprio perché in Italia le corse non ci sono e quindi devono praticamente, poi vai all'estero, non hai la copertura mediatica e succede che con gli sponsor hai poi difficoltà a giustificare una stagione del ciclismo, ecco perché bisognerebbe ricambiare un po' tutto e puntare molto sulle corse in Italia. Perfetto, ricomincio da Daniele Schiazza. Daniele, come vuoi congedarti per questa puntata? Ma io spero che... Un saluto, un ringraziamento, un messaggio. Un messaggio è che spero che il prossimo anno, 2018, si possano a livello in Abruzzo le stesse gare di quest'anno. Che ne so, Maurizio Farmighetti dal suo lavoro probabilmente, come sempre, si sta impegnando e speriamo di riuscire a riportare un'altra tappa del Giro d'Italia. Come sempre è difficilissimo, però il buon Maurizio ha le grosse capacità e riesce a, come sempre, una volta che si mette in testa una cosa da fare. E poi se, come il buon De Pare dice, che riusciamo a fare anche un'altra tappa del Giro Donne, ancora meglio. E riusciremo sempre più a far conoscere il nostro Abruzzo nel mondo, perché credo che il nostro territorio lo meriti. Certo, grazie poi, Daniele Schiazza. Poi per le strade speriamo che migliorino. Grazie a Daniele Schiazza, dirigente AXI, l'auspicio di Gilberto Petrucci. Ma io credo che rimanga invariato e alto il contenuto organizzativo in Abruzzo. E abbiamo molte qualità, abbiamo molte persone che con passione e determinazione portano avanti l'organizzazione e manifestazioni professionistiche con il Giro d'Italia, Giro d'Italia femminile, il Trofeo Matteotti, ma anche manifestazione riservata agli Under 23, Juniores. Cioè il movimento in Abruzzo è vivo. E dobbiamo solo praticamente valorizzarlo, quello che manca, non abbiamo la cultura di valorizzare il movimento, ma il movimento c'è, perché io dico sempre che il ciclismo è uno sport molto democratico, accoglie il bambino che ha 4, certo, 5 anni, 6 anni, all'anziano 80 anni, tutti in sella alla propria bicicletta, quindi chiaramente è uno sport straordinario e riesce a coinvolgere tutte le classi. Poi dal medico all'operaio, all'ingegnere, tutti in bicicletta. Dico bene. Qua in semplicità sono tutti uguali. Gilberto, un'ultimissima cosa. Hai detto, avete sottolineato un po' tutti gli sforzi fatti dalle istituzioni e dalla regione in particolare. Però poteva fare di più la regione per, voglio dire, perché il Piemonte è riuscito a portare i campionati italiani? Ma io credo che lì più che un lavoro politico, è solo una questione economica. Lì più che un lavoro politico è stato un discorso economico della RCS. Ho capito, quindi sai, la RCS ha garantito l'organizzazione del campionato italiano uomini, certo, e donne, crono più i disabili, quindi chiaramente era più appetibile. Perfetto. Io cosa che non giustifico è l'atteggiamento da parte degli organi federali nel tutelare il Trofeo Matteotti, ma non che doveva avere
il campione italiano. Però, ma un riconoscimento di... bastava dirlo prima. Grazie Gilberto Petrucci, un flash proprio per concludere Adriano De Padre, che ci ha già svelato parecchie cose. Condivido appieno quello che dice Petrucci, c'è stata una mancanza lì per quanto riguarda i campi italiani, se devo dire la mia, diciamo che la richiesta era così pesante. Il Matteotti meritava anche di più, perché il Matteotti ha un percorso veramente da mondiale, non siamo mai riusciti a fare un mondiale, dovremmo fare un mondiale. Forse c'è stata una mancata risposta, però combattere con Cairo... Non c'è parte. Giro donne, dai, ci proviamo, cerchiamo di riportare il ciclismo in Abruzzo, facciamo un bocca al lupo al grande Matteotti. Grazie, un bocca al lupo anche al mondo, anche a e tutti coloro che sono nello staff, che non li sono tanti, sono tantissimi. Perché Matteotti con i grande Petrucci potrà fare un passo avanti, perché è stato un grande... Io credo siamo che, in chiusura, sì, quello che rappresentiamo noi, che, diciamo, sì, che siamo qui, è il mondo organizzativo dell'apparato del ciclismo. Noi, come abbiamo visto, ce la mettendo tutta, sperando che, ci sia una risposta. No, questo è. Noi grazie stiamo di qua, cuore agli stiamo lavorando, di lavoreremo ancora. Grazie di cuore agli ospiti, questa sera è finito il tempo, dobbiamo dare la linea alla regia Roberto Cherchi, grazie per i contributi anche a Enrico Giancarli. Questa trasmissione tornerà in diretta mercoledì prossimo a partire dalle 21. Risentirci e buona serata.